Salve, gente, sono Jack, che te ne pista, siamo su Fallout 4 nel Cipher Harbor. Salve, è bello rivederti. Ed eccoci qui a parlare con Boxer, di quel gruppo di sintetici, tradotta in pugile. Ho incontrato un sintetico, tale Bima. Vuole creare una comunità di sintetici su a nord. Davvero? Ma è fantastico. Non ho mai sentito nominare questo Dima, ma sembra perfetto per noi. Un sintetico, sai cosa intendo. Hanno bisogno del nostro aiuto? Possiamo in qualche modo comunicare con loro? Possiamo comunicare con loro. Dima non era molto d'accordo. Da quello che abbiamo visto, potrebbe essere che, magari facendo sapere ai Railroad di Dima, Dima potrebbe incazzarsi e rivelarsi per quello che è, se è vero che in realtà ha qualche piano non proprio felice. Non cercano l'aiuto di nessuno. Essere lasciati in pace. Davvero? Ma sanno chi siamo, quello che facciamo. Mi dirigerò a nord il prima possibile. Parlare faccia a faccia con questi sintetici sarebbe un ottimo inizio. Grazie, Wanderer. Potrebbe fare una grande differenza. Cioè, i Railroad alla fine vogliono soltanto, appunto, poter avere un appoggio alle loro operazioni. Non è che hanno qualche piano. Non avrebbero neanche intenzione di cambiare qualcosa da Cadia. Vorrebbero solo, appunto, avere magari un luogo dove poter spedire altri sintetici, se li trovano. Tutto qui. E alla fine ad Acadia farebbe anche piacere, visto che Acadia vorrebbe occuparsi lei personalmente dei sintetici. Allora, altra cosa. Io mi sono informato sugli schieramenti, su quello che cambia. Semplicemente noi possiamo decidere di non informare nessuno. Ed è come se, insomma, se facessimo il DLC tranquillamente. Oppure possiamo informare istituto, Railroad o Confraternita d'Acciaio. Cos'è che succede? Nel caso dei Railroad ho letto che alla fine non dovrebbe succedere niente di male. Quindi fondamentalmente dovremmo poter continuare il nostro DLC in tranquillità, per come poi desideriamo noi. Invece, nel caso della confraternita o dell'istituto, Acadia sarà attaccata e sbloccheremo anche una missione extra che ci porterà probabilmente a un altro finale, in cui probabilmente dovremo andare ad uccidere tutti quelli di Acadia, non lo so, qualcosa del genere. Quindi questo è quello che potrebbe accadere, perché ovviamente l'istituto vuole il monopolio dei sintetici e delle tecnologie. Invece è umana, non un sintetico. Invece la confraternita d'acciaio vuole uccidere tutti i sintetici, perché è stupida. Ho ritorno senza Kasumi. Ho trovato Kasumi, è sana e salva, ma non tornerà finché non avrò sistemato alcune questioni su a nord. Grazie a Dio sta bene, ma ha bisogno di aiuto. Ti prego, fai tutto quello che puoi. Assicurati che una volta finito torni a casa sana e salva. Signor Nakano. Grazie, almeno ora so che mia figlia è sicura. Se soltanto tu riuscissi a portarla. Signora Nakano. Sono davvero felice di sapere che Kasumi è viva. Per favore, trova un modo per riportarla a casa. Dei genitori molto amorevoli. Chissà veramente come reagirebbero sapendo che effettivamente la figlia è un sintetico. Va bene. Ci muoviamo verso Far Harbor. No, questa era quella che veniva dal Vault. Ci indirizzano al Vault anche se noi non l'abbiamo raggiunto. Chi l'ha detto? Il sindaco Avery ha detto che sull'isola era arrivata una persona nuova incaricata di indagare su una... Le voci corrono. Non ho trovato nemmeno un esponente della polizia. Certo. Non voglio creare del panico, ma sembra ci sia stato un... Ok. Porca troia, potevo chiedere dei soldi. Che palle. Dove è avvenuto questo? A Cliff Sage Hotel, a nord della... Ci aiuterai a fare luce. Chi è la vittima? Ovviamente è un'informazione che deve restare riservata. Si tratta di Ezra. La prego, deve aiutare. Maledetti psicopatici. Chi sono i tuoi datori? Dovrei parlarne in un luogo più appartato, ma i miei datori di lavoro sono molto ricchi. Ci aiuterai?
No, non mi interessa. Se cambia idea, si rechi al Cliff Sage Hotel. Va bene, poi all'hotel ci andiamo direttamente con... là, col signore. Nessuno ha più saputo niente di Ed Cole dopo la diffusione della nebbia. Allora, devo aiutare il capitano. Cosa devo aiutarlo? Su quest'isola non è facile chiedere aiuto a qualcuno. Figuriamoci a uno straniero. Io però ho delle responsabilità nei confronti di queste persone e avrei un lavoro per te. Sento che sei più forte di quanto sembri. Che genere di aiuto ti serve? La nostra acqua potabile proviene da un depuratore situato... Okay. Prima del tuo arrivo c'è stata una violenta tempesta che ha danneggiato i conti. Ho inviato Howard Dunbar a ripararli. Era là fuori quando sono arrivati in... Speravo che tu potessi dare un'occhiata. Se fosse successo il ped... Se pensi di poterlo fare, vai a sud, fuori città. Non chiederei a uno sconosciuto di... Certo. Avrò bisogno di strumenti e pezzi vari per riuscire. Bisogna sostituire i moduli di alimentazione dei condensatori anti... Per prima cosa dovrai... Non posso prometterti nulla. Non è una cosa complicata. Bisogna solo... Ti chiedo soltanto di fare in fretta. Ok, quindi questa è una missione che si attiva automaticamente. Allora, qua si tratta di decisione, diciamo, di roleplay. Allora, dobbiamo fare delle premesse. Andando da Cadia e parlando con Dima e portando avanti questa missione, molto probabilmente potremmo dirigerci verso la fine del gioco e far avvenire delle cose che potrebbero, insomma, appunto definire la fine del gioco e non darci altre possibilità. Ad esempio, c'erano... dove sono? Dovrebbe esserci la missione dei cosi là, dei pazzi. Ma perché non mi compare? Non mi compare tra le missioni. Comunque, voglio dire, dovrebbe esserci l'obiettivo che ci ha dato quello dell'atomo, di andare a Nucleus. Magari un altro modo di completare questo DLC, di arrivare a un finale, potrebbe essere quello di collaborare con i figli dell'atomo. Se io adesso vado da Cadia e inizio ad interagire, potrei far partire degli avvenimenti che insieme non potrebbero permettermi poi di interagire con i figli dell'atomo. Perciò, come si lavora in un DLC, in un gioco di ruolo in generale, non un DLC, si lavora così. Bisogna evitare nei giochi di ruolo, se li si vuole completare al 100%, come la peste, bisogna evitare tutte le missioni principali. Cioè, praticamente Acadia avrei dovuto raggiungerla tipo alla fine, dopo essere stato praticamente da tutte le parti, per evitare appunto di far partire delle missioni che rendono impossibile lo svolgere di altre missioni. Ma non c'è bisogno neanche di essere così esagerati. Infatti, come abbiamo visto, per adesso è tutto a posto. Anzi, Acadia si sblocca delle missioni, come ad esempio quella di raggiungere questa zona dove c'era la nave in fiamme, che noi abbiamo raggiunto anticipatamente, inutilmente. Inoltre, tornando qua a Far Harbor, ci siamo ritrovati quel robot che proviene da dove? Dall'hotel, luogo che già abbiamo visitato, e già sappiamo che c'è il Vault 118 con all'interno questi robot, e appunto io volevo andarci. Ma è bastato appunto andare avanti con la storia, e queste missioni si sono presentate da sole, da noi. Insomma, il gioco è fatto veramente bene, anche non solo questo DLC, anche il gioco proprio Fallout 4 è fatto così, è fatto in modo da spingerci a raggiungere le missioni, a sbloccarle, anche se noi non ci siamo andati, ci spinge a spostarci in dei luoghi in cui appunto attiveremo le missioni in un ordine più o meno preciso. Quindi il gioco un po' ci guida, è fatto veramente veramente bene Fallout 4, attenzione da questo punto di vista. E quindi alla fine di questa discussione, che cazzo facciamo adesso? Allora, io resisterei sinceramente, me ne andrei ad esplorare tutta l'isola per intero. Tra l'altro già abbiamo fatto una buona esplorazione di più o meno tutta questa zona. Sarà almeno un 20% totale, è un bel po'. E dopo aver esplorato tutti i luoghi, probabilmente me ne andrei ad Acadia, ma anche a Nucleus prima, per vedere un po' quello che succede. Un'altra cosa importante ovviamente è che Longfellow ci sblocca il suo perk, perciò dobbiamo aumentare l'amicizia con lui. Per fare ciò possiamo o bere ed ubriacarci, oppure aiutare la gente e chiedere soldi
Questi sono i modi che aumentano l'affinità con Longfellow. Perciò tutte le missioni secondarie comunque noi dovremmo farle con Longfellow. Quindi per adesso rimaniamo con Nick Valentine. Facciamo proprio uno dei salvataggi. Vediamo un po', magari partendo da qua. Facciamo dei salvataggi, rimaniamo con Nick Valentine e ci spostiamo. Ok, è rimasto qui. No, questo è il salvataggio rapido. E ci spostiamo verso Acadia, questo lo lascio salvataggio però. E proviamo, diciamo, a fare le varie cose che si possono fare, le varie interazioni che abbiamo a disposizione, per vedere quello che succede, per scoprire di più su Acadia e sui veri piani di Dima. Vediamo un po' intanto come si mettono le cose, insomma. Nel frattempo qua i sintetici sono spuntati all'esterno e ho anche raccolto qualche oggetto che si trova qua. Non c'era niente di che, qualche borsa di pronto soccorso, qualche cianfrusaglia, poca roba. Noi abbiamo già scoperto che possiamo far partire dei finali diversi, o comunque almeno far finire la missione di Acadia in maniera diversa, informando la confraternita d'acciaio, l'istituto. Nel caso dei Railroad, come ho detto, almeno leggendo un po' in giro, evitando spoiler, sembra che non dovrebbe succedere nulla di troppo folle. Ora siamo qua, e chissà come andrà a finire scoprendo qualcosa in più su Dima. Allora, io direi di iniziare chiacchierando appunto con lui e cercando di scoprire cosa ha da dirci, senza bisogno magari di andare a spiare le loro discussioni dalla stanza segreta o altro. Anzi, prima di questo direi di hackerare quel PC che già abbiamo hackerato, per vedere se accade qualcosa di particolare e soprattutto se dopo averlo hackerato possiamo comunque parlare anche con Dima. Ah, ecco, ci si è sbloccato il diario che prima non c'era. Ok, possiamo ancora parlare con Dima. Le cose mettono male, Far Harbor e i figli dell'atomo sono sull'orlo di una guerra e noi ci troviamo nel mezzo. È tutto per i condensatori antinebbia, che tra l'altro noi abbiamo raccolto. Noi volevamo solo impedire che queste persone venissero spazzate via dalla nebbia, ma i figli dell'atomo lo considerano un affronto verso il loro dio. Loro vogliono che la nebbia si espanda a tutta l'isola, in particolare a Far Harbor. L'odio verso gli abitanti di Far Harbor è reciproco. È reciproco? Reciproco da parte... cioè che anche quelli di Far Harbor odiano l'atomo, forse. L'odio verso gli abitanti di Far Harbor è reciproco. Questi ultimi accusano i figli dell'atomo, esatto, di aver diffuso la nebbia, anche se scientificamente improbabile. Quindi Faraday non sa, o almeno sembra non sappia, di questa nebbia. Se il confessore Martin fosse ancora a capo dei figli dell'atomo, potremmo avere maggiori possibilità. Dima e il vecchio confessore si conoscono da molto tempo. Fu proprio Martin a trovare Dima nella vecchia base sottomarina. E quando fu fondata Acadia, Dima donò a Martin e ai suoi seguaci la base per farne la loro nuova casa, ovvero quel Nubius, come cavolo si chiamava, che abbiamo nella mappa. L'erano rinominata a Nucleus, il Nucleus. All'inizio eravamo entusiasti all'idea di lavorare insieme per rendere l'isola un posto più sicuro per tutti. Dopo la scomparsa del confessore Martin, però, il suo posto è stato preso dall'alto confessore Tectus, un pericoloso megalomane che mira a distruggere Far Harbor a ogni costo. Ci sta minacciando per convincerci ad aiutarlo. Quel che è peggio, Dima ha lasciato i suoi banchi di memoria originali nel Nucleus. Ah, ecco qua, quindi noi dovremo comunque raggiungere Nucleus per prendere questi banchi di memoria originali, credo. Quando se n'è andato per fondare Acadia, non si dà pace per questo, anche se secondo me esagera. I figli dell'atomo erano nostri amici quando c'era Martin, e inoltre sarebbe stato difficile trasportare quei banchi di memoria. Dima aveva tutte le ragioni per credere che sarebbero stati al sicuro, protetti dalle difese prebelliche che Martin aveva giurato di non toccare. Dima ha vissuto su quest'isola per oltre un secolo. Quei banchi di memoria potrebbero contenere di tutto. Se i figli dell'atomo dovessero trovare un modo per accedere a quei dati, potrebbero scoprire qualcosa in grado di minacciare l'intera isola. Quindi appunto Dima non è malvagio, era molto improbabile una cosa simile. Non c'è più tempo, ho convinto Dima a mandare qualcuno a recuperare i suoi ricordi. Non sarà facile per un estraneo interfacciarsi con i dati scaricati di Dima. Per questo motivo lavoreremo insieme a un programma che conterrà una serie di istruzioni realizzate da Dima per aiutare il nostro agente una volta dentro la simulazione. Ah, wow! Quindi dentro i ricordi di Dima
entreremo dentro una simulazione, quindi un'altra mappa creata appositamente per questo DLC, per questa missione. Fighissimo! Almeno spero. Avrò bisogno anche di strumenti per violare i protocolli di sicurezza interni dei banchi di memoria. Secondo me dovremmo mandare Chase, ma Dima ritiene sia troppo rischioso. I figli dell'Atomo la conoscono e se dovessero scoprirla, scoppierebbe la guerra. Dobbiamo mandare qualcun altro se possibile. Ma chi? Ok. Ah, ora possiamo scaricare il programma di Faraday. Ma abbiamo gli altri obiettivi opzionali, no? Sì. Parla con Dima. Sì, ma io voglio origliare. Come cazzo si origliava? Già questa è una cosa negativa. Perché quel PC esclude la possibilità di origliare le discussioni. Come cazzo si fa? Allora, facciamo un salvataggio rapido. E ricarichiamo. Allora, sono al piano di sotto. Credo che il deposito sia questo. Perché mi compare ottieni accesso al deposito. Ok, chiudiamo la porta. E apriamo la porta. Ok, abbiamo hackerato. E ora? Porca troia, oh che palle, dove cazzo è sto deposito? Mi scasso. Mi sto incazzando. Tra l'altro avevamo anche quella casetta di Lucis, come cavolo si chiama, ma ho provato a borseggiarla, ma non ha la chiave. Ehi, Kasumi. Dima nasconde dei segreti. Dobbiamo Porca scoprirli. puttana. Ottieni l'accesso al deposito. E non è questo il cazzo di deposito? Ah, dannazione. Va bene, ragazzi, allora mi trovo in un punto, diciamo, abbastanza un po' bloccato. Non capisco come cazzo devo fare questo obiettivo secondario perché voglio vedere, voglio origliare questa discussione per vedere come parlano tra loro. Questo video lo chiudo qua, ci vediamo nel prossimo in cui nel frattempo cercherò di capire come devo fare. Saluti da Catena Pisa!